Mattia Solerio, autore del gol del pari a pochi minuti dalla fine, primo gol in campionato. Sì, primo gol in campionato, molto contento, non posso dire di non essere contento, più contento ancora del pareggio, perché dopo il 2-0, che eravamo sotto 2-0, penso che la squadra abbia dimostrato veramente di avere, cioè chi è veramente l'Erminio Giana. È una squadra con cuore, grinta e veramente ha dimostrato veramente di che pasta è fatta. Quindi sono molto contento per il pareggio agguantato all'86. Siamo trovati dopo un bel primo tempo con un dominio territoriale, il possesso di palla, ci siamo trovati già sull'1-0 e quasi il 2-0 se non era per Sergione che ha fatto quel gol. È vero, Sergio ha salvato il risultato sull'1-0, non ha fortunatamente fatto un miracolo veramente. Ha salvato il risultato già nel primo tempo, perché alla fine il secondo gol è arrivato nel secondo tempo, quindi onore veramente a lui. Secondo tempo abbiamo giocato ancora col predominio territoriale, il possesso di palla, però stavolta siamo riusciti a sfondare questa difesa che fino adesso aveva subito solo 2 gol in casa in 5 partite. Esatto, è appunto per quello che ho detto, che abbiamo dimostrato veramente di che pasta è fatta la Giana, perché rimontare una partita dopo che nel secondo tempo, cioè molte squadre magari non ci sarebbero riuscite, a 5 minuti penso dall'inizio del secondo tempo pigliano il secondo gol e la Giana alla fine è venuta a prendere questa partita con un gran gol di Sassà e stava facendo un altro Eurogol e poi fortunatamente è arrivato il secondo gol all'86esimo. Va bene, la dedica di questo tuo primo gol? La dedica di questo gol la faccio al mio compleanno. La faccio a mio fratello e ai miei genitori. Va bene. Grazie. Grazie, Fra.